amici di Monclick e Monclick Magazine, ben ritrovati! Io sono Maria Frassetti e oggi vi voglio parlare di grigliate. Nello specifico vi voglio raccontare i 5 motivi per i quali dovreste scegliere la griglia elettrica Rowenta OptiGrill. Prima però di iniziare con questo video sapete quello che dovete fare: iscrivervi al canale YouTube di Monclick e attivare le notifiche cliccando sulla campanellina. E adesso sigla! Motivo numero 1: cottura intelligente. Realizzare una grigliata perfetta può essere davvero molto difficile. Quante volte, per esempio, vi sarà capitato di carbonizzare il cibo sulla piastra oppure al contrario di lasciarlo troppo crudo all'interno? Bene, con Rowenta OptiGrill non avrete più questo tipo di problemi. Si tratta infatti di una griglia elettrica intelligente che si basa su un sistema di cottura completamente automatico. Questo significa che all'interno ci sono dei sensori che vanno a calcolare in autonomia il quantitativo di cibo sulla piastra e il suo spessore e vanno poi a regolare in automatico sia la durata del ciclo di cottura che la temperatura. Motivo numero 2: facilità d'uso. Nonostante l'elevato contenuto tecnologico di Rowenta OptiGrill, il suo utilizzo è davvero semplice e intuitivo e alla portata dei grigliatori anche meno esperti. Per avviare il sistema di cottura automatico è sufficiente selezionare infatti uno dei 6 programmi predefiniti a seconda del tipo di alimento che si vuole grigliare: salsicce, hamburger, pollame, carne rossa, sandwich e pesce. Una volta avviata la cottura è sufficiente tenere d'occhio la spia luminosa sul pannello dei comandi che cambia colore con l'avanzamento della cottura. Ad ogni colore corrisponde un diverso grado di cottura. Per esempio, giallo significa il sangue, arancione cottura media e rosso ben cotto. Motivo numero 3: cottura manuale. Rowenta OptiGrill può essere utilizzata anche in modalità manuale. Questa funzione è molto utile se volete sperimentare un po', se non vi fidate degli automatismi, ma anche se dovete cuocere degli alimenti non previsti dai programmi automatici, quindi essenzialmente frutta e verdura. Per avviare la cottura manuale non dovete fare altro che premere il tasto dedicato che vi consente di impostare 4 diversi range di temperatura compresi tra 110 e 275 gradi centigradi. Per conoscere la temperatura precisa per il tipo di alimento che volete grigliare e la relativa durata di cottura, dovete semplicemente consultare il libretto delle ricette e le raccomandazioni per la cottura manuale incluse nella confezione insieme alla griglia elettrica. Motivo numero 4: vaschetta per la raccolta dei grassi. Alla base di Rowenta OptiGrill c'è un contenitore in plastica removibile che serve proprio per raccogliere i grassi e i liquidi di cottura. Questo sistema è possibile perché le due piastre della griglia non sono posizionate parallelamente rispetto al piano di appoggio, ma hanno una leggera inclinazione di 7 gradi. Questo sistema porta con sé tutta una serie di vantaggi. Innanzitutto, la grigliata è più sana e leggera. In secondo luogo, non si generano né fumi né odori sgradevoli e infine, cosa non da poco, non si rischia di sporcare il top della cucina con schizzi di olio e di grasso. Motivo numero 5: pulizia facile. La gestione di Rowenta OptiGrill è davvero semplice e veloce a partire dalla sua pulizia. Infatti sia il contenitore raccogli grassi che le due piastre in alluminio antiaderente possono essere facilmente separate dal resto della macchina con un click e poi lavate a mano con della semplice acqua e del detergente oppure messe ancora più comodamente in lavastoviglie. Ricapitolando, quali sono i 5 motivi per i quali dovreste scegliere la griglia elettrica Rowenta OptiGrill? Motivo numero 1: cottura intelligente. Motivo numero 2: facilità d'utilizzo. Motivo numero 3: cottura manuale. Motivo numero 4: vaschetta raccogli grassi. E motivo numero 5: facilità di pulizia.
Termina qui questo video, spero che vi sia piaciuto, in questo caso fate un bel like e lasciate pure delle domande nei commenti qui sotto. Io sono Maria Frassetti di Moncleek e Moncleek Magazine, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube di Moncleek e di attivare le notifiche cliccando sulla campanellina. Al prossimo video, a presto, ciao!